First question probably is like a weird question, but I was thinking about the end of the movie, not the spoiler, but the fact that Jaeger is not satisfied with the exploration. Have you ever felt like that in your work, that you achieve something and then you say, I'm not satisfied, I want to move on? How much you reflect with this aspect of this character? Perché noi possiamo avere successo, fare tante cose, però non ci basta mai. Ma non ci basta mai perché amiamo il nostro lavoro e quindi finita un'avventura ne vuoi cominciare un'altra, capito? È un artista senza, se non ha il terreno di gioco, poi come fa? No? Rimane, cioè, noi senza lavoro rimaniamo, non siamo niente senza lavoro. E quindi per fortuna, insomma, le cose vanno avanti. No, io sono del parere invece bisogna sempre sperimentare cose nuove, però la tendenza ad adagiarsi poi sul personaggio più comodo, quello c'è, per una questione di pigrizia, però capita anche che arrivano cose, esperienze nuove, come questo film per esempio, è un film d'animazione fatto in modo non tradizionale, anche se ha sempre i buoni sentimenti, le cose, ma è tutto raccontato senza retorica, tutto vero, tutto i rapporti fra padre, figlio, nipote, il rapporto con l'ecologia, il rapporto anche i rapporti, le scelte sessuali delle persone, tutto trattato con naturalezza, non c'è lo stupore, capito? Perché noi possiamo avere successo, fare tante cose, però non ci basta mai. Ma non ci basta mai perché amiamo il nostro lavoro e quindi finita un'avventura ne vuoi cominciare un'altra, capito? È un artista senza, se non ha il terreno di gioco, poi come fa? No? Rimane, cioè, noi senza lavoro rimaniamo, non siamo niente senza lavoro. E quindi per fortuna, insomma, le cose vanno avanti. No, io sono del parere invece bisogna sempre sperimentare cose nuove, però la tendenza ad adagiarsi poi sul personaggio più comodo, quello c'è, per una questione di pigrizia, però capita anche che arrivano cose, esperienze nuove, come questo film per esempio, è un film d'animazione fatto in modo non tradizionale, anche se ha sempre i buoni sentimenti, le cose, ma è tutto raccontato senza retorica, tutto vero, tutto. I rapporti fra padre, figlio, nipote, il rapporto con l'ecologia, il rapporto anche i rapporti, le scelte sessuali delle persone, tutto trattato con naturalezza, non c'è lo stupore, capito?